Ora entriamo nelle carceri di Modena e Castelfranco Emilia per assistere anche noi a una rappresentazione che vede protagonisti detenuti per rivivere l'avventuroso viaggio di Ulisse verso casa. Per noi Giulia Bondi. Ci sono voluti più di 2 anni per portare in scena questa odissea che attraversa le carceri di Modena e Castelfranco Emilia. La regia è di Stefano Te della compagnia modenese Teatro dei Venti. C'è stata questa sospensione dovuta appunto alla pandemia e a tutto quello che sta accadendo, ma noi manteniamo, grazie ai nostri attori detenuti e non detenuti, il desiderio di essere un presidio artistico nonostante tutto. Un percorso che ha coinvolto oltre 30 attori detenuti come Roberto e Guerino, padre e figlio, che in scena sono la maga Circe ed Eulodio dei Venti. È stata una grande emozione, però per noi un punto di partenza, speriamo, è che il Teatro dei Venti ci dia un'opportunità anche di esprimerci in spettacoli fuori dal contesto carcerario e non soltanto reclusi. Comunque sia il carcere, diciamo, per i ragazzi giovani anche un po' tosta come cosa, quindi diciamo che si ride, si scherza qui e si fa pure cose importanti, ti dà anche soddisfazione alla fine. E nelle parole di Tsunami, alias il cieco Tiresia, la voglia di riscatto che è alla base di tutto il progetto. Io personalmente quando sto qui mi dimentico un attimo del carcere, entro in tutto un altro contesto che piano piano ci sta proprio trascinando, cioè, ha la voglia di diventare pure attore proprio. Libertà. È anche un'opportunità, chissà, nella vita tutto può succedere.